L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Temi spirituali. E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno, Carmen Zammataro, con noi in collegamento Skype audio il pastore avventista Saverio Scucimarri, responsabile della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio. Ciao Mario, ciao Carmen. Ciao, grazie di essere con noi. Questa è la settima puntata del nostro ciclo sui 10 comandamenti. Potrete scaricare i podcast delle puntate precedenti dal sito rvsroma.it. Oggi parliamo del terzo comandamento, la numerazione l'abbiamo già spiegata nella puntata precedente, quindi potete fare riferimento a quella per appunto capire il motivo per cui consideriamo questo il terzo comandamento, questo che leggiamo nel libro biblico dell'Esodo al capitolo 20 versetto 7. Dio dice: non pronunciare il nome del Signore Dio tuo in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Saverio, forse nella nostra cultura e nel nostro tempo questo comandamento è stato, diciamo così, relativizzato, non ha una valenza e una tassatività così forti come nell'epoca in cui Dio lo proclamò e presso il popolo, quello ebraico, in cui Dio lo fece conoscere per la prima volta. Si tratta di due modi completamente diversi di intenderlo. Per quale motivo, secondo te? Eh sì, perché diciamo è stato relativizzato, perché di fatto non lo si capisce più questo comandamento. Non lo si capisce più perché sono cambiate le categorie di riferimento, e quindi probabilmente dei 10 comandamenti questo secondo me è quello più frainteso, no? Io lo dico perché io mi ricordo nel catechismo, ma anche che ne so, nella scuola del sabato, no? Che è un catechismo, diciamo, che facciamo all'interno della chiesa avventista, quando ero piccolo, insomma, mi veniva spiegato questo comandamento sostanzialmente dicendo due cose, no? La prima è che non bisogna nominare il nome di Dio delle barzellette, insomma, quindi nei discorsi frivoli non bisogna menzionare Dio. E l'altra spiegazione era che quando si prega, insomma, non bisogna dire troppe volte Signore, Signore, ecco, cioè nominiamolo una volta o due il nome di Dio, ma insomma non lo nominiamo ad ogni frase. E questa, diciamo, questa annotazione era, come dire, una più o meno evidente gomitata a certe denominazioni evangeliche che invece fanno un abbondante uso di invocazioni divine nelle loro preghiere. Ecco, in realtà, diciamo, nessuna di queste due cose era quello che intendeva dire il comandamento, vabbè. Quindi sì, sicuramente sono comunque delle cose utili, importanti, di cui tenere, certo. Però insomma, per un bambino non per metterle dei 10 comandamenti, forse, certo. Dei 10 comandamenti, insomma, trovare non uccidere, mettere sullo stesso livello di non uccidere, quello di non dire troppe volte il nome di Gesù in una preghiera, insomma, mi sembra un po' esagerato. Quindi, no, non era questo. Diciamo che per comprendere il senso di questo comandamento dobbiamo un attimino recuperare i valori di quel mondo in cui è stato pronunciato questo comandamento, e cioè il valore del nome. Per noi oggi il nome è solo un segno convenzionale col quale ci distinguiamo gli uni dagli altri, d'accordo? Per cui la scelta del nome normalmente ha un puro significato estetico. Cioè ci piace, scegliamo un nome perché ci piace, perché è bello, oppure perché magari qualcuno fa anche qualche indagine, va un po' più a fondo e mette un nome perché gli piace il significato di quel nome. Oppure nei tempi passati perché ce l'aveva il nonno, la nonna. Oppure, esatto, come nel mio caso, no? Io mi chiamo Saverio, ho una sfilza di cugini, tutti coetanei, tutti con lo stesso nome Saverio, perché il capostipite nonno aveva questo nome, ecco. Per cui, diciamo, per noi è molto convenzionale l'utilizzo del nome, cioè non ha nessun, ha solo un gusto, come dire, estetico, tradizionale, basta. Ma nel passato non era così, almeno nelle culture semitiche, o comunque nelle culture antiche in generale, non era così. Va bene, il nome era in qualche modo rappresentativo della persona. Il nome cercava di cogliere l'essenza di quella persona, o di qualcosa che la persona è, oppure qualcosa che la persona auspicabilmente avrebbe dovuto diventare nel futuro.
d'accordo? Quindi ora qui non abbiamo tempo per fare chissà quale analisi. Prendetela per buona questa cosa che sto dicendo, no? Infatti, i genitori davano già un indirizzo dando il nome, sì, ai figli. E proprio per questo motivo i nomi, in realtà, nella lingua ebraica, i nomi erano delle frasi. Quindi la cultura ebraica in cui sono stati pronunciati i 10 comandamenti, i nomi erano delle frasi, proprio perché doveva significare qualcosa della persona. Erano, sì, un po', allora, per fare un esempio a noi più vicino, come i nomi degli indiani d'America, va bene? Sì. I pelle rossa avevano questi nomi che erano delle frasi, perché in realtà quei nomi, tipo toro seduto, alzata con pugno, eccetera, no? Perché in realtà quei nomi volevano indicare qualcosa della personalità di quella persona, oppure del futuro, della vocazione, insomma, potevano essere tante le cose, ma comunque voleva indicare qualcosa di essenziale di quella persona. Ecco, così anche nella lingua ebraica. Va bene, quindi tutti i nomi biblici, soprattutto quelli di origine ebraica, ma non solo, anche nel Nuovo Testamento, erano in realtà delle frasi, quindi delle frasi di auspicio: Dio ti aiuti, oppure dono di Dio, il Dio è con te, eccetera eccetera. Ecco, che quindi volevano cogliere qualcosa dell'essenza di quella persona, va bene? Quindi questo era l'utilizzo del nome nel tempo antico. Allora, per questo motivo era molto importante, cioè molto importante sapere che, diciamo, nella gerarchia degli esseri umani, o comunque degli esseri in generale, chi si trova a livello inferiore non chiama mai per nome chi si trova a livello superiore, perché questo in qualche modo voleva dire esercitare un potere su quella persona, no? Cioè, sì, essere in grado di afferrare l'essenza di quella persona. E quindi questa cosa è molto simile, per chi ha ascoltato la puntata precedente, al discorso delle immagini, cioè come le immagini servivano a manipolare gli dèi, così anche i nomi. Sì. I nomi servivano a manipolare le divinità, va bene? Allora, perché era così che funzionava? Cioè, chi nella gerarchia è al grado superiore chiama per nome quelli che gli sono sottoposti, perché chiamarlo per nome vuol dire esercitare un'autorità su di lui o su di lei. Mentre chi è sotto non chiama per nome chi è sopra. Questo noi lo vediamo tranquillamente nella Bibbia, ma in realtà lo vediamo anche nelle nostre società medievali, insomma, fino a quando era così, no? Cioè, il servo non chiamava per nome il padrone, il servo lo chiamava signore. Anche la regina Elisabetta, insomma, non si dà del tuo... Non è che alla regina si chiama Elisabetta, insomma, ecco, la si chiama sua maestà, cioè... A proposito, Saverio, ricordo un episodio: il mio insegnante di storia e filosofia al liceo dava a tutti del lei, a tutti noi, insomma, studenti, perché lui, quando ha fatto il militare, è stato chiamato così per nome, come se non contasse nulla. Allora, per dare rispetto, per dare valore ai suoi studenti, dava a tutti del lei, anche se avevamo 14, 15. Ah, visto? Bello. A 18-19 anni, quindi questo insomma era abbastanza semplificativo di quello che lui aveva passato, perché appunto in quanto sottoposto è stato trattato come una persona senza valore, e quindi lui invece voleva dare valore ai suoi studenti. Bene, interessante questa cosa. Comunque, ora ritornando quindi al nostro discorso, quindi il punto è questo, va bene? Il nome indicava l'essenza di una persona, quindi era una cosa molto più importante rispetto a quello che possono essere oggi i nomi, e pronunciare il nome di qualcuno voleva dire avere un'autorità su quella persona, e quindi in qualche modo avere possibilità anche di manipolarla, cioè di piegarne la volontà, d'accordo? Quindi era normale che il re Davide, va bene, chiamasse il suo generale Joab, sempre si chiamava Joab, no? Lo chiamasse per nome, ma Joab non lo chiamava mai a lui Davide. D'accordo, sì. Si rivolgeva sempre chiamandolo Signore. Ecco. Quindi, in quest'ottica qua, cosa vuol dire questo comandamento? Cioè, questo comandamento vuol dire che noi non siamo autorizzati a pronunciare il nome di Dio, che in quella cultura voleva dire voi non dovete mai, in nessun momento, pensare di poter manipolare Dio. Come se gli dessero, cioè, degli ordini, insomma. Esatto. Che era cosa invece tipica del paganesimo. Il paganesimo manipolava la volontà degli dèi, perché consegnava ai sacerdoti la facoltà di pronunciare il nome di quegli dèi all'interno di corrette liturgie, e quindi quando si faceva questo, allora in qualche modo il sacerdote
esercitava un'autorità sugli dèi e gli dèi erano costretti, in virtù del rito che era stato eseguito e del nome che era stato pronunciato, erano costretti a fare la volontà dei sacerdoti. Ecco, questa cosa nella religione ebraica e anche cristiana non deve esistere, cioè noi non dobbiamo perdere la consapevolezza che Dio è più grande di noi, va bene? E quindi noi in nessun modo possiamo piegare la sua volontà alla nostra volontà. Dio rispetto a noi è sempre libero. Per cui l'unico modo per cui noi possiamo entrare in relazione con Lui non è attraverso dei riti, delle liturgie. Sì, i riti e liturgie hanno un loro valore, più che altro per strutturare la vita della Chiesa, va bene? Ma per quanto riguarda invece la relazione con Dio, questa passa solo attraverso la fede. La fede, cioè un rapporto personale tra Dio e il credente, che è un rapporto dove il credente non cerca di manipolare Dio, cioè non cerca di usare Dio come un portafortuna, come una banca assicurativa, no, per la propria vita, e allo stesso tempo si confida nel fatto che Dio, pur essendo onnipotente, però ci ama e ci tratta come figli e non come schiavi. Ecco, quindi questa, diciamo, è la prima implicazione di questo comandamento. Saverio, abbiamo una domanda in particolare per proseguire e spostarci anche nel tempo attuale in qualche modo. Eh sì, non pronunciare il nome del Signore Dio tuo in vano, perché il Signore non riterrà innocente chi pronuncia il suo nome in vano. Ecco, tu ci hai descritto delle implicazioni, qualche implicazione molto importante per il popolo ebreo rispetto a questo comandamento, ma per i cristiani oggi tu accennavi ad esempio a Gesù, no? Quindi attraverso la rivelazione che Gesù ha fatto di se stesso, che Gesù ha fatto del Padre, la rivelazione che Gesù ha fatto dello Spirito Santo. Ecco, ci sono implicazioni simili a quelle che suscitava il nome nel popolo ebraico? Sì, allora, innanzitutto quindi c'è da dire che Dio, proprio per evitare che il suo popolo potesse anche solo pensare di poterlo manipolare, c'è da dire che Dio non gli ha dato il suo nome. Nel senso, nella Bibbia noi troviamo solo titoli con i quali rivolgersi a Dio, ma non troviamo il suo nome. Dio, cioè, lo dà il suo nome in realtà. Viene, diciamo, per chi conosce un po' di più, è il famoso tetragramma, no? Sì. Che viene pronunciato Yahweh, sì, che alcune denominazioni poi italianizzano un po' con l'espressione, diciamo, anglofona, Geova. Sì. Okay. Però in realtà quel nome lì non è un nome, va bene, ma è un non nome. Cioè, in realtà quando Dio poi dà la spiegazione a Mosè, dice, Mosè gli chiede il nome. Dio gli dice, io il mio nome non te lo do, va bene, e poi gli dice, chiamatemi Yahweh. Che Yahweh vuol dire in ebraico, sostanzialmente è un riassunto di una frase che dice io sono colui che sono, va bene? Quindi quando Dio dice questo, io sono colui che sono, sta dicendo a te non ti interessa chi sono io, chi sono, insomma, a te non interessa perché tu non devi avere nessun potere su di me, cioè non devi pensare in nessun modo di potermi manipolare, di potermi controllare. Insomma, ti basti sapere che io sono e... Esatto, ti deve bastare sapere che Dio esiste, non come si chiama. Perché all'epoca il nome di Dio voleva cioè dare se Dio avesse dato il suo nome, voleva dire che dava al popolo la possibilità di manipolarlo attraverso dei riti. Allora, nel Nuovo Testamento però cosa succede? Che tutta questa concezione un po' passa e viene superata. Cioè, diventerebbe incomprensibile oggi. Ecco, sì, infatti quello io vi dicevo, no? Cioè il fraintendimento di questo comandamento è dovuto al fatto che è basato su categorie che oggi non ci sono più. Sì. Nel Nuovo Testamento ci viene dato il nome di Gesù. Quindi il nome di Gesù è il nome col quale noi ci avviciniamo a Dio, perché in Gesù Cristo Dio si è fatto uomo. D'accordo? E quindi in qualche modo attraverso, ecco, ancora una volta, nella puntata scorsa noi abbiamo detto perché Dio non vuole che noi ci facciamo delle immagini, perché ce la vuole dare Lui la sua immagine di sé, e la sua immagine di sé è l'essere umano, va bene? E quindi se io ho bisogno di concretezza, siccome Dio è invisibile, io invece ho bisogno di vedere qualcosa, di toccare qualcosa, allora invece di vedere e toccare un'immagine, una statua, la Bibbia mi invita a vedere e toccare un altro essere umano come me. Perché rappresenta meglio il Dio vivente. Una persona viva rappresenta meglio un Dio vivente rispetto a un oggetto inanimato. Allora, un po' la stessa cosa avviene con Gesù Cristo, cioè Dio non dà
cioè non permette che il suo popolo pronunci il suo nome, perché a un certo punto della storia è lui che vuole dare un nome che è quello che deve essere pronunciato, ed è il nome di Gesù, va bene? Perché in Gesù Cristo Dio si è manifestato appieno, e manifestandoci in Gesù Cristo ha manifestato davvero quello che è il suo carattere, va bene? Che di amore, di servizio, di sacrificio, e quindi ha mostrato, proprio in Gesù Cristo ha dimostrato che i discorsi di manipolazione, ritualità, eccetera, eccetera, non hanno più nessun valore. Cioè, certo, in Gesù Cristo quello che conta davvero è entrare, è la fede, cioè credere veramente nell'amore creativo e salvifico di Dio in Cristo Gesù. I tempi erano così, possiamo dire. Sì, esatto. Allora, venendo però ai nostri tempi, quindi, che ne facciamo di questo terzo comandamento? Lo buttiamo? No. Sì. Va bene, cioè una volta che noi abbiamo capito qual è l'intenzione di questo, qual era l'intenzione, noi anche oggi lo possiamo applicare in due modi. Primo, nel capire che anche questo comandamento ci vuole invitare a non semplificare il rapporto con Dio in semplici formule, schemi, riti, nomi pronunciati, eccetera, perché non ha a che fare con questo. Il rapporto con Dio ha a che fare con un rapporto autentico di fede, no? Basato sulla preghiera, sul rapporto, proprio sul rapporto d'amicizia che io stabilisco con Gesù, mio personale creatore e salvatore. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto invece è che il comandamento dice non dice non nominare il nome di Dio, ma dice non nominare il nome di Dio in vano. Letteralmente in ebraico c'è scritto non nominare il nome di Dio per la Shoah, così dice. E la Shoah, non so se vi suona qualcosa, la Shoah... Dirlo ogni anno, insomma, non ricordo di... esatto, una tragedia. La parola Shoah vuol dire distruzione, ed è il termine con cui convenzionalmente noi oggi indichiamo l'olocausto degli ebrei, quindi il tentativo, certo, di distruggere completamente quel popolo. Allora, quella parola lì, Shoah, distruzione, è quella che c'è lì nel comandamento e che tradizionalmente viene tradotta in vano. Va bene, tradizionalmente, perché c'è proprio una lunga tradizione, eccetera. Però, in realtà, il testo dice, alla lettera dice per la distruzione. Ed è qui, secondo me, la seconda implicazione di questo comandamento che è valida oggi. Va bene, cioè, quel comandamento ci dice che voler distruggere gli altri è un gravissimo peccato. Ma distruggere gli altri, facendolo addirittura nel nome di Dio, è una cosa, tra virgolette, imperdonabile. Va bene, tra virgolette, nel senso che Dio può perdonare anche quella. Se uno si pente, può perdonare anche quella. Certo. Però, ecco, come dire, è una cosa sulla quale Dio non chiuderà l'occhio. Cioè, quindi, usare il nome di Dio, no? Usare gli scudi crociati, va bene, per andare ad ammazzare la gente, pronunciare il nome di Dio... clemente e misericordioso per far saltare in aria delle persone, pronunciare il nome di Dio per condannare al rogo delle presunte streghe o dei presunti eretici, questa è una cosa gravissima. Cioè il nome di Dio non deve essere mai usato per fare del male al prossimo. Bene, non deve essere mai usato per la distruzione. E qualora questo accada, questo è un doppio male, cioè è già sbagliato fare del male agli altri, è doppiamente sbagliato farlo nel nome di Dio, perché Dio ha una reputazione da difendere, e la reputazione di Dio si trova in una lettera di Giovanni che dice chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E quindi chi usa il nome di Dio per giudicare gli altri, per dire cose denigranti di loro, quindi per distruggerli con le parole o distruggerli anche a volte fisicamente, è una cosa assolutamente che è doppiamente sbagliata. Quindi comportamenti che hanno permeato la storia di prima, ma purtroppo anche quella attuale. Esatto. Quindi in realtà questo comandamento, insomma, è ancora tante cose da dirci oggi. Insomma, alla fine un comandamento che potrebbe sembrare, come dicevamo in apertura,
un comandamento secondario, un comandamento quasi da mettere da parte, in realtà assume ancora oggi una sua importanza, una sua forza, magari per altri motivi rispetto a quelli del remoto passato, ma insomma sono dei motivi invece che ci toccano direttamente oggi. Esatto. Bene, è stato con noi in collegamento Scappa Audio il pastore avventista Saverio Scuccimarri, responsabile della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio e grazie mille, alla prossima con un nuovo comandamento. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao, ciao. Grazie Saverio, ciao. L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Temi spirituali.